Mattinata di festa all'Accademia Bustese di pattinaggio, siamo con il presidente Enrico Salomi e con Barbara Bossi, che è una campionessa, anche busto ai campioni del mondo, in questo caso le campionesse. Allora iniziamo da Enrico. Enrico, io ho letto il vostro bellissimo sito e ho visto che nel 56 con Kuhlmann e Euclide Foresti nasce questa società che si chiamava Accademia K. Sono passati molti anni e adesso direi che la possiamo chiamare Accademia W, World come campione del mondo e Winner come i grandi successi che avete ottenuto. Oggi abbiamo avuto una sintesi spettacolare che in qualche maniera ripete l'orgogliosa carriera di questa società. Io ho visto sul vostro sito tanti neretti nel testo per far vedere le vostre vittorie, veramente pieno di neretti, e oggi veramente è una giornata di consacrazione di questa Accademia Bustese di pattinaggio che sta veramente sorprendendo tutti. Ti ringrazio, oggi è una giornata di grande festa perché sono festeggiati i ragazzi che sono il motivo per cui noi facciamo, anche come dirigenti, facciamo tanti sacrifici, mettiamo mano al portafoglio e insomma ci impegniamo, perché è loro che portano a casa questi splendidi risultati, il titolo di società di campione d'Italia, il titolo mondiale individuale e altri bellissimi piazzamenti. Però io, come dicevo durante la conferenza stampa, ho un'altra cosa di cui vado orgoglioso, non dico più orgoglioso perché cosa c'è di più di che vincere un titolo mondiale, ma una cosa di cui vado parimenti orgoglioso è il grandissimo numero di iscritti e praticanti. Noi abbiamo oggi pochissimo meno che 200 iscritti, che per uno sport minore come il pattinaggio, uno sport orgogliosamente minore come il pattinaggio, è una cifra straordinaria. Vuol dire 200 atleti impegnati nelle tre discipline attualmente all'Accademia, che sono il freestyle, il pattinaggio artistico e l'hockey inline. Barbara Bossi, campionessa del mondo, essere in cima al mondo e non soffrire di vertigini. È una gran bella emozione, anche perché se l'anno scorso è stata una grande emozione, quest'anno è stata forse ancora più grande, perché come hanno già detto quasi tutti, vincere sì è una bella responsabilità, un bell'impegno, però anche riconfermarsi non è facile. Ecco, come si diventa campionessa del mondo? Noi immaginiamo un po' di talento, tanto talento, tanta applicazione, tanti impegni, tanti sacrifici. Ma questo ripagato da vittorie che veramente sono entusiasmanti per tutto l'ambiente. Sì, certo, gli allenamenti sono molto duri e c'è anche un bel tempo da dedicarci. Ovvio, vincere, magari l'emozione al momento dura poco, però è una cosa che ti porti dietro anche come bagaglio personale, un po', oltre ad essere una vittoria nel vero senso della parola, in senso materiale, è anche un po' una vittoria personale, nel senso riuscire a fare più di tutti gli altri, cioè essere oltre gli altri. Ti ha tolto qualcosa a livello di prestazione scolastica, oppure ti rimpiangi, così tra virgolette, di non fare quelle che le tue amiche fanno, oppure riesci a contemplare sia l'attività sportiva che quella scolastica e di vita sociale? Ma in realtà riesco a fare un po' di tutto, anche perché nonostante gli allenamenti e i numerosi impegni, la mia compagnia è tutta all'interno del pattinaggio. Quindi se dobbiamo uscire la sera si può uscire sempre con quelli del pattinaggio, che fanno gli allenamenti nei miei stessi momenti. Quindi sono sempre riuscita a conciliare abbastanza bene scuola, allenamenti, amici. D'altra parte, essendo una campionessa del mondo, qualcosa in più di quelli che non riescono bisogna avere. Eh beh, sì, direi di sì. Bene, il tuo prossimo obiettivo qual è? Oltre vincere il campionato del mondo si può fare di più oppure no? Oltre il primo non si può arrivare, quindi o riconfermo o riconfermo. Allora, complimenti a Barbara. Puntiamo al triplete. Puntiamo al triplete in stile Mourinho. Terminiamo ancora con Enrico. Diciamo che essere il presidente di una società così orgogliosa, che oggi veramente trasudava di emozioni anche. Abbiamo visto delle premiazioni che non abbiamo il tempo di sintetizzare, ma veramente abbiamo visto l'atmosfera che si è creata in questa sala, perché è la vostra famiglia che oggi ha raccolto dei risultati, ma con il ricordo di quelli che c'erano prima di voi e come ponte di congiunzione verso quelli che verranno dopo. Penso che sia comunque un grande orgoglio rappresentare questa carica che veramente dà tanta energia.
è un grandissimo peso ed è un grandissimo orgoglio. Io ho detto più volte che questa mattina ero anche un po' commosso, perché mi rendo conto che più passano gli anni più sono facile alla commozione, e vedere questi ragazzi, questo lavoro, questa storia che si perpetua da 56 anni è una cosa per me fantastica, soprattutto essere qui pro tempore a rappresentare una realtà che mi sento di dire probabilmente oggi in Italia è un po' l'unica per tante cose. Ecco, a fine di queste interviste generalmente diamo sempre uno spazio di 10 secondi affinché le associazioni abbiano la possibilità di fare uno spot per far sì che le persone si possano venire, possano iscriversi. Nel tuo caso forse è inutile, perché avete talmente tanti iscritti, mi dicevi che la struttura sta scoppiando, allora delle due l'una: o, come dicevi tu, soppalchiamo la pista o facciamo una nuova struttura, o altrimenti diciamo che qua c'è il tutto esaurito. No, noi chiaramente gli iscritti li vogliamo sempre, vogliamo avere un sacco di problemi nel gestire tutti questi iscritti. Certamente stiamo combattendo con le unghie e con i denti e con le nostre scarse risorse per trovare degli spazi ulteriori per dare la possibilità a tutti di pattinare nel miglior modo possibile, però se io devo fare uno spot dico questo: venite a pattinare, perché il pattinaggio è una cosa bellissima, è uno sport quasi naturale, vorrei dire, nei bambini, si mette i pattini al parco e poi si diventa magari campioni del mondo, quindi venite a pattinare perché è bellissimo. Benissimo, ringraziamo Enrico Salomi, Barbara Bossi, ringraziamo tutta l'Accademia che oggi ha così celebrato la festa, e così ci rivediamo al prossimo campionato del mondo per avere qua magari Barbara al primo posto e anche il secondo e il terzo, perché veramente a questo punto vi manca il fil rouge. Io non lo so se ce la faremo. Quando sono partiti per la Germania io l'unica cosa che ho detto è stata: fate del vostro meglio, impegnatevi al massimo e poi quello che sarà sarà. Io non lo so se l'anno prossimo saremo qui a festeggiare il triplete o altri podi, però saremo sempre qui a festeggiare, perché se non ci sarà Barbara, come le auguro invece che ci sia, ci saranno altri. O comunque saremo sempre qui come da 56 anni a questa parte. Va bene, grazie a tutti e alla prossima. Grazie.